Allora, eccoci qua. Oggi ci troviamo con Raffaella Martini che ci dirà chi è e che cosa fa. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, sono Raffaella, sono un'infermiera che per tanti anni ha vissuto l'esperienza dell'area critica, ho sempre lavorato in ambienti particolari, sempre con l'urgenza e l'emergenza e poi a un certo punto della mia carriera, dopo molti anni, ho voluto passare dalla parte del coordinamento perché avevo una forte motivazione dentro di me che mi ha spinto a lavorare per oltre 20 anni in questo ambiente e volevo essere il motivatore di qualcun altro. Sono arrivata a voi, al gruppo di terapia strategica, eccetera, proprio per un bisogno e un'esigenza personale. Perché mi sono ritrovata a dover gestire una situazione, chiaramente, ecco, mi sono già impaperata. Si può Va tagliare? benissimo, Raffaella, noi siamo spontanee, questo è quello il bello della diretta, no? No, ho scelto di intraprendere proprio questo tipo di formazione, più che altro per un'esigenza mia personale, perché in questo periodo dettato dal ritmo pandemico, tutto il mondo era fermissimo in lockdown e invece in ospedale, o comunque nell'ambiente in cui io lavoro, in una medicina d'urgenza, terapia semintensiva, c'era un ritmo incalzante, un ritmo frenetico e più che altro c'era la gestione della paura delle persone, nostra, di tutti. E la cosa che bisogna remare tutti dalla stessa parte per arrivare, per raggiungere l'obiettivo. Quindi mi sono ritrovata a gestire una sessantina di persone, a coordinare una sessantina di persone con tanta paura, con poche risorse e tanta richiesta. Di conseguenza, io nei miei momenti liberi ho deciso proprio di intraprendere questo percorso di formazione con voi, più che altro per crescere per me stessa, in modo tale che potessi anche dare delle opportunità di soluzione a dei problemi che c'erano anche agli altri. Anche perché ad ogni problema, come dicevo sempre quando mi ritrovavo ad aprire l'ennesimo reparto Covid, eccetera, ha sempre una soluzione e voi me l'avete insegnato questo. Quindi questo mio percorso nasce dalla mia esigenza. Mi sono ritrovata a centrarmi su di me, a fare prima il lavoro su di me, un self-help proprio, no? E perché le domande che ricevevo ogni giorno, il coordinatore è il punto di riferimento, è il punto di riferimento dei pazienti, è il punto di riferimento dell'organizzazione degli infermieri, è il punto di riferimento dei medici. E di conseguenza mi sono, come dire, questa scuola, questo percorso formativo, mi ha aiutato davvero a gestire e a venire fuori da questa situazione. Interrompo Raffaella, ma quale percorso formativo? Perché chi ci ascolta magari non lo sa. È vero, il counselor coach è strategico. Breve. Perché tu sei partita spontaneamente dicendo terapia breve. Noi vogliamo invece ribadire che tu hai Counselor coach. fatto il corso, il counsel, coaching breve, strategico in azione. Questo è il suo titolo. Sì. In versione online, corretto? Online. Sì, assolutamente. Certo, benissimo. Meno Quindi male che c'è questa versione meno male online. che c'è, benissimo, è di questi tempi. Ok. Assolutamente. E quindi questa cosa ti ha dato la possibilità di lavorare su di te, corretto? Ti ho interrotto. Di lavorare su di me e di mettere in atto tutto quello che mi veniva insegnato, anche magari un po' in modo goffo, però durante le mie giornate cercavo di andare a capire le persone che avevo di fronte, quali tipi di resistenze potevano avere, al di là della paura che ci poteva essere, ma proprio per questo. Il punto cruciale era cercare di limitare questa paura a non diventare panico in certe situazioni. E questa cosa mi ha aiutato parecchio perché ho capito con questo tipo di formazione che a non chiedersi il perché delle cose, il perché dei problemi, ma come funzionano questi problemi, perché a ogni problema c'è una soluzione. E quindi, attraverso quello che voi chiamate la logica non ordinaria, ok? Io mi sono ritrovata a trovare spunto da queste riflessioni e
e a far passare anche dei messaggi alle persone con cui mi sono ritrovata a lavorare. Ed ha funzionato. Ha funzionato, assolutamente. Ha funzionato perché io mi ritrovo in una situazione molto serena attualmente lavorativamente parlando e anche durante il periodo pandemico io ero un punto di riferimento importante e avevo dei feedback importantissimi dal gruppo. E di conseguenza adesso mi ritrovo anche a voler proseguire questo percorso, ma non proseguire perché voglio cambiare professione o altro. La mia professione mi piace tantissimo, amo tantissimo quello che faccio e lo faccio davvero con molto molto piacere. E si vede. Il fatto è che voglio proprio continuarla perché voglio andare sempre più in profondità di quelle che sono le mie conoscenze, ma proprio per me stessa e per la relazione che io ho con le persone, con tutte le persone. Tra l'altro, se posso essere anche, siccome tutti i tempi di ascolto, sono tempi di cura, ma non soltanto con i pazienti, ma proprio col personale, con le persone che, con gli infermieri, col personale di supporto, col gruppo medico. Cioè, se uno sa ben comunicare, sa ben porsi, sa che c'è una possibilità di risolvere una determinata problematica, a quel punto tutto diventa più semplice, Certo. e quindi la Come soluzione c'è. diciamo, ormai, e dico come diciamo noi, quindi io e te, ma anche gli altri strategici, noi sappiamo che l'uso della parola vuol dire usare qualcosa che cura, perché le parole possono essere davvero curative, no? Infatti, E tu lo puoi dire forte, perché credo che anche giustamente. all'inizio della pandemia, credo che con la poca conoscenza di quello che stava accadendo, soprattutto le parole potevano essere quelle che sostenevano, quelle che animavano, sospingevano le persone a dare il massimo dal punto di vista dei tuoi collaboratori, ma anche a sostenere quelle persone che avevano bisogno, magari anche proprio della semplice parola di sostegno, no? Emotivamente parlando. Ma proprio tra gli operatori soprattutto, soprattutto perché io mi sono sentita un forte motivatore in questo senso e soprattutto nella prima fase, nella prima ondata pandemica, c'è stata veramente una collaborazione incredibile, perché siamo riusciti tutti ad andare verso un unico obiettivo e l'abbiamo portato a casa bene questo obiettivo. Quindi il fatto di essere un coordinatore, mi sono resa conto, io sono coordinatore da 2 anni, quindi non ho quella grande esperienza, però mi rendo conto che tutti i problemi di tutti, dei pazienti, ma soprattutto degli operatori, arrivano al coordinatore, che è un riferimento. Però il coordinatore deve essere ben centrato su di sé, tutti i suoi veleni, i suoi autoinganni, le sue cose che può avere durante una giornata devono essere risolti, altrimenti non si riesce a portare un qualcosa di buono alle persone. E tutte le persone sono un valore aggiunto. Cioè, lavorare. Usando, come mi dici tu, no? Devo essere qualcosa di buono, usando la voce di Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo, quindi tu sei Certo. partita proprio da questo concetto, dal mio punto di vista, Sì. no? Parti da te, mi tolgo il veleno, gestisco le mie fragilità emozionali, perché ce le abbiamo tutti, per riuscire ad essere in un team di lavoro davvero al servizio, ma soprattutto star bene nel fare quello che facciamo. In una situazione che è stata di vera emergenza, no? Di vero cambiamento, che in realtà il Covid, l'epidemia, è stato un cambiamento catastrofico che nessuno di noi ha scelto, Catastrofico, però ci certo. è arrivato. E noi sappiamo che la realtà non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. Quindi tu hai fatto questa scelta. Grazie. Assolutamente, ed è un corso meraviglioso e ripeto che io consiglio vivamente a chiunque abbia l'attenzione nel suo lavoro alle persone, a se stessi e alle persone, perché insegnano tante cose anche nei corsi, nei master di coordinamento, di management, eccetera, ma il punto fondamentale di un'organizzazione è la gestione delle risorse umane e quindi credo che voi siate davvero il punto fondamentale da cui partire. Questo metodo è veramente risolutivo per tantissimi aspetti. Ok, io direi che hai detto abbastanza e visto che, come dire, continuerai a formarti, ti dico che a noi spetta una grande sfida, no? Creare un nuovo modo di pensare
che vada a risolvere i problemi causati dal vecchio modo di pensare, come diceva il grande Einstein. Quindi è solo nostra responsabilità individuale ripartire da noi, come hai detto tu, costruire il mondo che desideriamo, perché in realtà il futuro non esiste, lo possiamo solo inventare. Certo. E tu hai creato un futuro reale in una situazione straordinariamente d'eccezione in senso negativo. E quindi non posso altro che ringraziarti, io lo dico a nome di tutti quelli che hanno avuto l'opportunità, anche se non scelta, subita, di vivere quella condizione con te, col tuo staff, perché credo che voi abbiate fatto un gran bene. Quindi avanti, ce ne vogliono tante di Raffaella Martini, io lo auguro a tante persone. Grazie. Raffaella, ti ringrazio veramente perché sei un esempio. Grazie. Grazie a voi. E poi adesso fuori dall'intervista, poi parliamo un attimino dei vari percorsi. Parliamo del proseguimento, ok? Questa è venuta registrata, ok? Lo so che è venuta registrata, ma l'ho fatto apposta. Ok, grazie. La interrompo. Credo che questo video piacerà, è virale. Grazie.